Nico, dopo 4 anni e mezzo termina l'avventura qui alla Roma. Sì, e finisce come volevo proprio io. Nel momento giusto ho dato il primo passo io. Ho pensato che era il momento giusto di dire addio. Non avevo mai pensato prima di lasciare la Roma, ma è capitato così, giocare poco è la cosa più importante per un calciatore, giocare. Ma ti aspettavi a inizio stagione questo epilogo? No, veramente no, e poi perché è la prima volta in carriera che mi succede così, che una concorrenza faccia così bene che non ti lascia spazio, ma bene per Roma, bene per il gruppo, e sono contento per questo. E è successo così, e sono stati mesi particolari, ma mesi che sono cresciuto anche tantissimo. Senti, adesso punti al Mondiale nel 2014. Sì, punto al Mondiale, ma la prima scelta che ho fatto è puntare a continuare la mia carriera, questa è la cosa che ci tengo di più. E poi il Mondiale sarà... fare il terzo Mondiale per me sarebbe bello, perché fino all'anno scorso, prima dell'infortunio, ero titolare della Nazionale e ci tengo a tornare. Senti, ti aspettavi questa Roma con Garcia? Ci ha sorpreso un po' tutti, ma si vedeva che era una squadra forte, un allenatore molto, molto intelligente, che ha saputo portare tranquillità e normalità a un ambiente che da un po' di anni non ce l'aveva. Speri comunque che la Roma vinca lo scudetto? Io mi auguro che la Roma possa vincere, sicuramente. Io sono stato 4 anni e mezzo qui con questo fine, poter vincere. Non ci sono riuscito, sono stato vicino, ma devo continuare. Ma sì, devo augurare alla Roma, le auguro il meglio. Senti, i tifosi di Roma ti vogliono bene, cosa gli dici? La stessa cosa, che li voglio tantissimo bene. Adesso sono, come ho detto prima, lascio un pezzo di cuore qui a Roma, però in tutto questo tempo io mi sono rivisto nei tifosi, i tifosi tante volte si sono rivisti anche in me. Borriello ti ha detto se ti raggiungerà il Genoa? Non mi ha detto nulla, ma comunque mi ha parlato molto bene di Genoa e penso che il discorso sia fare una squadra forte e attaccanti come Borriello ci vengono bene. Senti, i tuoi compagni come ti hanno salutato? Comunque da 4 anni e mezzo sei nella Roma, c'è tanto affetto anche da parte loro, immagino. Sì, sì, ma tutti. Come mi hanno salutato come con l'affetto di chi ho dimostrato anche a loro io in tutto questo tempo, anche per quelli che sono stato in meno tempo, come in Angolan. In una settimana abbiamo potuto parlare tantissimo, fare anche qualche chiacchierata, che quindi questo uno si porta avanti. Gasperini, ti ha assicurato il posto di titolare? No, questa è una cosa che tutti i calciatori del mondo si devono guadagnare. E Gasperini mi ha chiamato, mi ha detto che ci teneva che io vada là, e io questo discorso a me mi ha fatto piacere. Senti, nella Roma chi è che ti ha stupito di più quest'anno? Sicuramente Benatia sta facendo un campionato strepitoso, ma penso che la coppia stia facendo bene. Ma penso che questo anno sia non solo un giocatore, sino tutta la rosa, tutto il gruppo in cui io ero anche parte. Grazie, in bocca al lupo. Va bene, crepi. Ciao ragazzi. Nicola, aspetta là.